Però non... No, come faccio? Diavolo c'è lì giù. Ah, panchino illuminato. Qui? Qui non si può andare, ok. Beh, allora devo tornare indietro, no? Non so come... Non so come... Minchia, queste finestre che si sbattono, madonna! Mi faranno cagare fino alla fine dei tempi. Pure qua mi ha raggiunto. Io che pensavo d'aver svoltato. Bravo, levati di qui. Io vi faccio notare quanto è lento lui. Potete notare quanto è lento lui a muoversi. È lentissimo, vacca la merda. Dai, minchia, che noia, cazzo! No, vi giuro, mi sta troppo sui coglioni. Ma la cosa bella è che mi poteva sgamare. Se fosse girato mi avrebbe sgamato. Madonna, che due balle questo qui. Ma non c'era una casa? Una famiglia? Ovviamente no. Ok. Cristo, che alberone. Qui non ho la chiave. Dio, quanta ansia che fa venire sto gioco. Io se avessi un'arma, una qualunque, lo picchierei anche col mestolo. Quello stronzo. Trovatemi il mio corpo. Faceva così caldo che si respirava a fatica. La cicala non smetteva di finire. Capomastro. Quella posizione tra il nuovo edificio e il vecchio è diventata completamente intollerabile, belle, belle, belle storielle. Storiella della buonanotte, perché... Vabbè, questa porta è sempre chiusa, Cristo. Dio. Oh no, quel figlio di puttana. Se viene a controllare qui sono fottuto. Non posso cercare la fuga sfondando la finestra e buttandomi di sotto? Guardate, adesso uno scontro western. Guardate come corre, minchia! Quanto mi stai sul cazzo, figlio di puttana cinese del cazzo! Vai a mangiarti il riso con i topi, pezzo di merda! Ok, dovrebbe essersi levato dalle palle. Questi sono i miei dubbi. Perché devo esplorare ogni cazzo di edificio così? Oddio, quando sono voci del genere vuol dire che c'è un fantasma. Non mi leva dei coglioni. Io capisco che attiri la sua attenzione se corri. Però se cammini, vacca la merda. Cioè. Ma io posso rimanere ogni cacchio di volta a
Ad evitare quel dannatissimo bidello dei miei maroni. Credo abbia preso le scale. Minchia. C'ho così tante latte di soia che potrei sfamare 2 milioni di persone. Dio. Mi fa sempre scagazzare in mano con la merda. Ah, Gesù! Taburda! Bagassa! Kindari Goddao! Taburda! Shrimpa! Ah! Ah, qui. Ti dispiace se prendo la malta della scuola? Allora? Figli di un dio minore. Ragno conservato! Che figata! A me fa lo schifo i ragni, però questo è fighissimo. Da vedere così in un quadrettino è fighissimo. Lo vorrei anch'io uno da tenere in casa. Che bello. Beh, basta, sono andato qui per un ragno. Ecco qua, indovinate chi c'è? Indovinate chi c'è? Che due coglioni. Ma credo se ne sia andato. Questi non si possono aprire, no? Che qui credo che c'è solo quel ragno di utile. Ok, lo stronzo non c'è. Perché spenta? Ok. Spirito di competizione. Ma perché questo è il 10, io non ho l'11, non ha senso leggerlo così, no? Cioè, aspetta, cerco il 10, magari. Leggiamo poi. No, l'11. Due palle, cioè veramente. Non mi sa che è da quella parte. Cioè, va bene la presenza del guardiano, però se c'è troppo, poi rischi di annoiarti perché devi. Non ti riesci neanche. Non dico a non goderti il gioco, però cacchio. Devi sempre guardarti le spalle, non te lo riesci ad esplorare bene come vorresti. Ok. Io lo lascio aperto. Come memento. C'è anche il piano più superiore da controllare, vero? Non lo ricordo. E basta, cioè, sono venuto qui per nulla. Ho schiacciato la ghirba. Va buona. Che figo questo disegno. Non è un disegno. Cioè, è proprio qua, capito? Doveva essere ovunque, anche in culo alla madre, da qui invece. Due palle, veramente. La guardo, eh. Guardala, eh. Oh, mi ha trovato! Minchia, la darei in bocca a tua madre, un colpo del genere. Figlio di un dio minore, bastardo. Minchia. Ufficio dipartimento studenti. Questo è il caso di usare la mappa. Ufficio dipartimento insegnanti. Quindi è qui. È in fondo. Puttana Eva, è questa. No, non è questo, è ufficio insegnante, sono ritardato! È questa. E che cacchio la trovo la chiave? È questa. Ma non è che c'è anche su e giù, no? Allora, ragazzi, si riprende con White Day. Devo farvi vedere una cosa, praticamente ero rimasto bloccato con un enigma e non capivo assolutamente. Innanzitutto, appena inizio dal livello, mi segue sto stronzo e mi colpisce. C'avevo già le spalle. Quindi mi colpisce ogni cazzo di volta. Figlio di una merda. Devo andare a prendere la chiave. Oh Cristo, ce l'ho alle spalle! Puttana.
Chiudi questa cazzo di porta, mamma la troia! Dai, che due coglioni! Ok, ho l'accesso a questa porta di merda. E so anche come fare. Perché Pinolone praticamente mi ha guidato verso la soluzione, diciamo. Allora, praticamente abbiamo queste cifre, no? Perché rimane bloccato. Come potete vedere, la prima... Guardate questa cifra, ad esempio, no? Queste cifre, oddio. Guardate questi simboli. C'è questo e questo. Vedete che si assomigliano? Ecco. Praticamente questo dovrebbe... è un meno. Infatti vedete che è ripetuto. È un meno, questa specie di uomo che sta per correre. Praticamente dobbiamo fare questo meno questo e otteniamo il risultato. Quindi... Porco il cane! Come ha fatto a trovarmi? Mica che due coglioni! Cresta! Dai, mica, veramente, che palle! Non fa neanche a giocare tranquillamente! Vacca la Eva, puttana! Quindi l'ultima cifra è 1. Aspettate che me la segno. Cioè, di nuovo mi ha beccato! Ma che cazzo! L'ho aperta! Col cane! Schifosissimo cane! Allora, rapporto interruzione alla fornitura idrica. Un unico lavandino al laboratorio di scienze del terzo piano di edificio principale 2 è ancora funzionante. Oh. Un lavandino che crea dei problemi. Cos'è questo? Morto suicidio intorno alla scuola nel 2000. La chiave dello sgabello del pianoforte che si non trovasse. Non mi è stato stato nessuno così di omicidio, ma dalla grida non... tanti bei suicidi, eh. Maniglia di legno. Cioè, io quello che non ho capito sono oggetti che devo usare o sono così tanto per dispositivo. Che dispositivo? Di che cazzo stai parlando? Aspetta. Ah, videocassetta. Che poi me la segna qui, capite? Minchia. Questo. Ma che cazzo è sta roba? Figo, fallico. Beh, giusto, no? Oh, ce l'ho fatta! A caso, però ce l'ho fatta. Apri, apri, cazzo. Che diavolo c'è? Che cassetta? E qui? Oh le le, oh la la. C'è un fantasma. Cagatevi sotto. Puttana tua mamma, troia smerdaccia. Burda. Ma questo figlio di puttana. Figlio di un dio minore. Poi capito, zoppica come una merda, però corre più di me che sono in forma, cazzo. Ho nascosto qualcosa sopra. Figlio di un cane. Nell'ufficio insegnanti, ok. Dov'è l'ufficio insegnanti? Dov'è la mappa? Ah, a fianco a me praticamente. C'è lui fuori, esco? Guarda dove si è accucciato, non se ne accorge. Qui è nascosto qualcosa col figlio di un cane. Mo guarda, è un pasto di soia, tipo. Chiave? Una chiave, sicuramente. Oddio, ti ringrazio. Posso niente, posso scendere? Ufficio insegnanti 2. Dov'è? Ovviamente al secondo piano. E dove stanno andando voi? Cazzo, non ce l'ho, sto per arrivare. Ma Cristo! Guardate la torcia lì. Boh.
È una torcia quella lì, non so se, forse è buttata dalla finestra. Dio. Si è sentito? Mi chiara lì. Cazzo strumo di merda. Porco il cane. Cioè, non posso manco esplorare le stanze tranquillamente. Due palle. Sono certo che due coglioni, veramente. Guardiamo bene qui, tanto queste cose sono sempre chiuse. C'è un lucchetto addirittura. Questo è aperto. Nada, è strano, non ci trovo mai niente. Io li controllo per puro sfizio perché non vorrei mancare veramente qualcosa. Dios mio. Sopramuia quel pezzo di me. Oh, guardate! Qui mancano i tastini. Ecco perché. Sicuramente poi li metti e succede qualcosa. Me ne mancano altri due però. E chissà perché non li trovo. Non posso manco girare liberamente, cioè. Anche queste spine, le sto trovando un casino. Quindi servono a qualcosa. Queste cose servono a qualcosa, a quanto pare. Bene, 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 bene. Qui c'è una stanza, la minima è chiusa. In realtà non è chiusa. Chiave della porta di scienza. Allora, gettate l'impianto stereo rotto che si trova nella stanza del batterio di musica. Ok. La chiave non la prendo perché tanto succederà qualcosa se la prendo. Quindi, no, dai, la prendo, vaffanculo. Cos'è la chiave? La batteria di scienza. Devo finire di controllare sta stanza però. Ho saltato qualcosa. Così in piedi vediamo. Nastro misterioso. Oh, la maiala. If it isn't my nemesis, where's the girl you've been desperately following around like a puppy dog? Ti stavo aspettando. Ma Are you flirting with me right no, now? io flirto solo con quelle che So se la what? arrasano. If I don't trust you completely. Oh, altri. Là, un limone duro. Me. I was totally fine without your help. Oh. What is wrong with this building? Why does it shake all the time? Well, I'm out of here. You can leave or stay and find So Young. Whatever. Whatever. Whatever.